Giovedì 15 luglio, presso il Museo del Cinema di Torino, è stata presentata Arenaways, il primo concorrente di Trenitalia, che da settembre debutterà sulla tratta Torino-Milano con 10 corse giornaliere. I treni Arenaways garantiranno pulizia e massima accessibilità alle persone con difficoltà motorie ed ospiteranno uno shop con i prodotti alimentari di base del territorio. Ci sarà una sola classe con sedili ergonomici e spazi maggiorati, e tutti i treni saranno dotati di un sistema di bigliettazione all'avanguardia. Noi puntiamo sul traffico regionale e interregionale e la media lunga percorrenza. Come sapete, noi siamo già operativi da, tra le altre cose, dal 3 aprile scorso, facciamo i collegamenti internazionali notte a 8 al seguito da Hamburgo, Francoforte, Amsterdam, che arrivano con l'hub di Alessandria. Questo invece è un trasporto regionale, di treni tutti i giorni per chi va a lavorare. Noi viviamo sul biglietto che vendiamo, no? Come il negoziante che aspetta il cliente che entra nel suo negozio. No? È la nostra proposta che deve essere di qualità e l'ampliamento sempre nell'ambito dei collegamenti regionali, interregionali, dove sappiamo che c'è gente che si muove evidentemente. Quindi l'asse, che ne so, Genova, Torino, Milano, Venezia può essere un asse interessante. Questo è il mercato più interessante in assoluto, molto più interessante secondo me anche dell'alta velocità, perché tutti abbiamo bisogno di muoverci e se gestito bene anche economicamente vantaggioso. Questa nuova sfida ci occupiamo di creare il vestito adatto per passeggeri, quindi l'operatore che è Arenaways ha bisogno di un'azienda di ingegneria, quale è la nostra, che è la Blue Engineering, per creare il vestito giusto intorno al passeggero. Quindi progettiamo tutto ciò che riguarda la carrozza ferroviaria a normativa di legge. È un mercato molto complesso. Il mercato ferroviario, il passeggero deve sentirsi coccolato, perché ad oggi il passeggero rispetta molto un mezzo quale l'aeroplano, perché c'è la hostess, c'è un sistema che regolamenta una serie di cose, la cintura di sicurezza e quant'altro. Il treno è maltrattato perché è considerato un oggetto di qualcun altro che non può fare qualsiasi cosa. Oggi invece stiamo facendo un treno che ha i servizi dell'aeroplano, quindi il passeggero si sente totalmente coccolato, quindi rispettoso lui stesso di questo mezzo. La concorrenza, la globalizzazione la stiamo vivendo tutti, cioè oggi non c'è un mercato, il mercato è il mondo, e quindi creare più operatori in un mercato immancabilmente crea maggiore concorrenza e maggiore servizio verso i passeggeri stessi. Noi essenzialmente abbiamo cercato di realizzare a livello di interi del treno qualcosa che fosse un po' più gradevole agli occhi del fruitore, quindi noi stessi viaggiatori. Noi siamo fondamentalmente clienti che all'interno del treno devono usufruire di qualcosa di bello, di comodo, di innovativo, come se uno fondamentalmente stesse all'interno della casa propria. Quindi lo spazio che uno usufruisce in quell'ora, ora e mezza di viaggio da Torino a Milano dovrebbe essere fondamentalmente un piacere, un qualcosa che passa molto velocemente, un qualcosa che ti fa stare molto comodo e rilassato. Quindi questo è quello che, oltre a questo lavoro, noi facciamo solitamente in tutto il resto, cercare sempre di dare un qualcosa in più al cliente che richiede un qualcosa ad hoc per vivere meglio la vita.